Ciao, sono Rosalba e questo è il mio canale, il Bandolo Intrecciato. Ben arrivato! Oggi prepariamo insieme un'altra ricetta con le castagne, i marron glacé. Come abbiamo già visto nell'altro video, quello della marmellata di castagne, metto le castagne a mollo dentro una ciotola con dell'acqua per una mezz'oretta e poi vado a incidere la buccia, tagliando anche la pellicina sottostante in questo modo. Lascio una parte della buccia non incisa. Quindi, una volta che ho tagliato tutte le mie castagne, le rimetto a mollo ancora per una mezz'oretta. Ho messo dell'acqua a bollire, una padella, un coperchio, un colino e in questo modo mi preparo per sbucciare più velocemente le mie castagne. Ne prendo una manciatina e lascio che l'acqua bolla per 3 minuti. Poi faccio scaldare bene la padella. Una volta passati 3 minuti, scolo le castagne. Con il colino, le metto nella padella in questo modo. Cerco di metterle tutte rivolte con il taglietto verso l'alto e poi chiudo con il mio coperchio. Ovviamente state attenti a non scottarvi. Quindi lascio scaldare un pochino in questa maniera e in questo modo le castagne si apriranno praticamente da sole. Quindi le vado a sbucciare molto velocemente. Le castagne devono essere belle calde. Potete anche aspettare giusto qualche secondo prima di prenderle. Così evitate di scottarvi. Una volta che le castagne sono tutte sbucciate, passiamo alla preparazione del marron glacé. Dovrò pesare le castagne e prendere la stessa quantità di zucchero e il doppio dell'acqua, quindi nel mio caso 100 di zucchero, 100 di castagne e 200 di acqua. Come prima cosa, verso lo zucchero nel pentolino con l'acqua e mi vado a spostare sul fuoco. Accendo il fuoco a fiamma media, media bassa. Vado a girare per bene lo zucchero, a scioglierlo nell'acqua e poi lo porto in ebollizione. Una volta che il mio sciroppo bolle, lascio che bolla ancora 5-6 minuti e poi vado a buttare le mie castagne. Una volta che ho buttato le mie castagne, il bollore si abbasserà, quindi aspetto che lo sciroppo ricominci a bollire e dal bollore aspetto ancora 1 minuto. Quindi una volta che lo sciroppo è arrivato a bollore, aspetto 1 minuto e poi spengo il fuoco. Copro con coperchio in maniera che un pochino l'aria circoli e lascio freddare. Una volta freddo, metto il mio pentolino in frigorifero e aspetto 24 ore. Dopodiché riprendo il mio pentolino. Sto seguendo la ricetta dello chef Stefano Barbato. Lui ci consiglia di scolare le castagne in questo modo, poggiando un colino sopra una ciotola. Versiamo le castagne nel colino e andiamo poi a recuperare lo sciroppo che faremo bollire.
Questo passaggio è opzionale, cioè potete anche prendere il pentolino con lo sciroppo e le castagne e portarlo in ebollizione, con tutte le castagne dentro. Una volta che lo sciroppo arriva a ebollizione, andiamo a versare le nostre castagne e lasciamo bollire per 1 minuto. Nel caso in cui lasciate le castagne già dentro lo sciroppo, ugualmente, una volta che raggiunge il bollore, passato 1 minuto, spengiamo il fuoco, copriamo con coperchio, lasciamo freddare e poi riponiamo in frigo. Ancora per 24 ore. Quindi ripetiamo, dopo 24 ore riprendiamo le nostre castagne e ripetiamo quest'ultimo passaggio. Questo passaggio va ripetuto 4-5 volte, quindi per 4-5 giorni. Quindi passati questi giorni, ecco qui le castagne. Come vedete, lo sciroppo si è ben rassodato, ben diventato denso. E adesso facciamo l'ultimo passaggio, quindi prepariamoci con una gratella su un piatto, se volete potete anche mettere della carta da forno sotto e andiamo a mettere le castagne sulla gratella. Bene, lasciamo così le castagne e nel frattempo riportiamo lo sciroppo sul fuoco. Portiamo a bollore e lasciamo bollire qualche minuto fino a che il composto diventa così, con tutta questa schiumetta. Ecco qua, una sorta di caramello un po' più liquido. Quindi lasciamo freddare giusto qualche minutino, 1 o 2 minuti, e poi andiamo a versare sopra ai nostri marron glacé. La conserva i tuoi marron glacé in frigorifero per un paio di settimane, sempre che non li mangi tutti prima. Spero che la ricetta ti sia piaciuta e in qualche modo ti sia utile. Lasciamelo detto in un commento e lascia un bel like. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Clicca sulla campanellina. Ciao, alla prossima ricettina!